trovati sul canale YouTube di Mondo Mobile. Un saluto da Simone per iniziare la recensione, dopo 3 settimane che non ci vedevamo, del Samsung Galaxy Gear Fit, il nuovo wearable di casa Samsung votato molto al fitness. Scopriamo se sarà un dispositivo da comprare e da consigliare oppure no. Eh già, quindi ritorniamo a parlare di indossabili, ritorniamo a parlare di un Samsung, questo smartwatch che dovrebbe essere l'alternativa ai dispositivi per il fitness. Quindi iniziamo parlando di estetica che, devo dire la verità, è abbastanza buona, anzi molto buona, perché comunque questo display OLED curvo dà al device una esclusività non indifferente. Vedete anche comunque come esteticamente è molto molto carino, a parte naturalmente i riflessi che ci sono in camera mia, che sono molto molto brutti. Mentre invece la chiusura non la preferisco a quella del Gear normale, perché preferisco la clip del Gear e del Gear 2. Comunque vi dico anche che tra la recensione del Gear 1 e la recensione di questo Fit, io ho provato anche il Gear 2. Non è uscita la recensione perché ancora non ho avuto la possibilità di provarlo abbastanza a lungo per far uscire la review completa del Gear 2, ma uscirà a breve. Comunque, adesso parliamo di applicazione Gear Fit Manager, perché in effetti è tutto lì che ruota, e perciò apriamo subito Gear Fit Manager, appoggiamo un secondo il Gear e parliamo di funzioni che ci sono all'interno di questa app. Abbiamo la possibilità di rinominare e di disconnettere il Fit, nonché di vedere anche il numero del modello e la versione del software. Qua abbiamo la possibilità di cambiare lo sfondo e cambiare lo stile dell'orologio, che è possibile anche scaricare online. Vedete qui, a parte che è bellissima questa posizione, come sto tenendo il telefono e lo smartwatch. Comunque vedete qui, io posso tranquillamente scaricarmi dallo store tutti quanti quelli che voglio, ce ne sono 8 miliardi. Vedete qua altri orologi stile, Play Store, non usate mai Aptoid, mi raccomando. La mia wifi è lontanissima, quindi mi sa che mi conviene fare così. Appunto, aspettiamo un secondo, ecco qua, riprova, ok. Vedete, possiamo usare Watch Styler for Gear Fit, che io ho usato anche per il Gear 2, vedete dove l'ho messo, eccolo qua, Watch Styler. Per il Gear, questo era, vedete, Galaxy Gear. Torniamo indietro. Mentre invece c'è anche per il Gear Fit. Poi possiamo usare Gear Fit Phone, che è un'applicazione che ho installato, che è molto molto carina. Guardate qua, Phone, che non serve per asciugarvi i capelli, ma per vedere il registro chiamate, per vedere i vostri contatti. Qua abbiamo i Quick Settings, che se funzionano, ok, funzionano, perché ogni tanto non funzionano. Possiamo scegliere se attivare il wifi, se disattivarlo, se vedete qua, togliamo un attimo le notifiche, vibrazione, silenzioso, suono, quindi possiamo, diciamo, gestire questi toggle del vostro telefono. Torniamo indietro, ecco, adesso si è per esempio buggato, perfetto, ok, torniamo indietro così, che è meglio. Poi ci sono anche la calcolatrice, la torcia, che è una stupidata colossale, e poi vedete qui ci sono anche altri orologi da scaricare, molto molto bella come cosa. E qua il layout delle applicazioni che si vedono qui. Altro da dire sull'applicazione? Beh, si interfaccia con S-Health, che però ha qualche problema sul Note 2, cioè che non fa vedere i passi, ma alcuni miei colleghi, che conoscete anche voi ma non faccio nomi, che è meglio, mi hanno detto che anche sull'S5 non si vedono i passi, quindi non capisco perché, deve essere un bug proprio dell'applicazione. Però vedete come per esempio frequenza cardiaca si vede tranquillamente, naturalmente soltanto se me lo apre, ecco qua. E per il resto nient'altro da dire sull'applicazione S-Health, di cui ho già parlato ampiamente nella review di S5. E poi vedete qua il sensore di battito cardiaco, e sotto anche la contattiera per la ricarica con la basetta di ricarica. Tadan, eccola qui. E voilà, si inserisce così, e qua possiamo ficcarci la micro USB,
per la ricarica. Ok, stacchiamo e torniamo indietro, perché adesso vi faccio vedere l'ultima cosa su questa applicazione, cioè le notifiche. Notifiche che hanno un problemino con le notifiche di WhatsApp. Vedete qua che io l'ho tranquillamente selezionato, ma se io mi mando un messaggio, vabbè, non ve lo faccio vedere che sennò perdiamo tantissimo tempo. Comunque fidatevi, su WhatsApp non mi viene notificata la notifica, appunto, ma se entro nell'area notifiche mi compaiono. Diciamo che non mi vibra il Gear Fit, è questo il problema. Mentre invece per le altre applicazioni mi vibra tranquillamente il Fit. Può essere soltanto anche un bug software dell'applicazione WhatsApp che non si interfaccia bene con il Fit. Per il resto invece le notifiche sono ben gestite. Vi faccio anche vedere, visto che ci siamo. Prendo un secondo l'iPhone, l'iPhone di mia mamma oltretutto, ok, sto chiamando. Adesso vedrete subito come viene notificata, dai su. Allora, suona il telefono e qua si è appena buggato tutto quanto. Vedete che ogni tanto ha qualche bughino di troppo questo Fit. Non capisco il perché. Adesso si è completamente buggato, proprio completamente. E non ve lo taglio perché ve lo devo far vedere. Mentre invece per il resto è uno smartwatch normalissimo. Possiamo controllare la musica. Forse, ok, vedete qua. Ok. E per il resto, appunto, è uno smartwatch normalissimo. Abbiamo il timer, il cronometro, il riposo, il contapassi, ve l'ho già fatto vedere, la frequenza cardiaca. Nient'altro da dire. Ora vi porto alle conclusioni per parlare un attimino e per vedere se ne vale la pena o no di acquistare questo Gear Fit. Le conclusioni per questo video si possono racchiudere in tre parole e un numero. Comprate il Gear 2, perché per 50 euro in più il Gear 2 vi offre tante, tantissime cose in più, tra cui ve ne cito soltanto due o tre: la funzione fotografica, la funzione riproduzione dell'audio stand alone e la funzione soprattutto telefonica. Mentre invece questo Fit di in più rispetto al Gear 2 cosa ha? La portabilità, che invece che avere una porta aerea al posto del braccio abbiamo questa fascetta molto più compatta, molto più piccola. Però per il resto abbiamo visto anche in video prova, in live, come ci siano dei bug e soprattutto ci sono dei rallentamenti qua e là. A proposito, nella parte telefonica, quello che volevo far vedere ma che non ho avuto la possibilità di farvi vedere perché si è buggato, l'avete visto anche voi, è il fatto che possiamo rispondere rapidamente con un messaggio preimpostato da noi che possiamo scrivere dall'applicazione. Quindi ti richiamo più tardi, sto facendo fitness, ti devo richiamare dopo, insomma roba del genere. Quindi io direi che per 50 euro in più vi conviene comprare il Galaxy Gear 2. Poi ripeto, è un mio parere, non prendetelo come oro colato e quello che dico io è assolutamente vero, perché è una cosa soggettiva. A me il Gear Fit non piace quanto il Gear 2, ma se me lo regalano il Gear Fit io me lo tengo. Quindi non è che sto dicendo, semplicemente che per me il Gear 2 è meglio del Gear Fit. Chiuso, perché è successo in alcuni video che mi hanno attaccato per il parere che ho dato io su un telefono Galaxy Grand Neo. Quindi chiudiamo qua il discorso e chiudiamo il video dicendo 200 euro per questo, 250 per il Gear 2. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di condividere, e vi ringrazio veramente tutti quanti di cuore per i 2000 iscritti. Probabilmente uscirà anche uno speciale e ringrazio anche MegaTube per averci fatto entrare nel loro programma di partnership, quindi grazie. E niente, ho finito? Sì, ho finito, quindi alla prossima, ci vediamo, un saluto da Simone, ciao!